Durante l'Ottocento, l'esplorazione della Patagonia rivelò al mondo culture millenarie che l'evoluzionismo darwiniano considerava inferiori, quasi subumane. Il massacro di questi popoli avvenne attraverso il sequestro e l'inganno da parte di immigrati europei arrivati nella Terra del Fuoco. Nel 1880, 39 uomini, donne e bambini di etnia Kawéskar, Selk'nam, Tehuelche e Mapuche vennero imbarcati a forza dalla Terra del Fuoco verso l'Europa ed esibiti nei cosiddetti zoo umani e nelle collezioni etnologiche di tutto il continente, intrattenimento che godeva di grande successo fin dal Rinascimento. Durante il viaggio, molti di loro si indebolirono fino alla morte per dissenteria, per sifilide e per altre malattie contratte dopo la partenza. Nel 2010, 130 anni dopo, un gruppo di ricercatori e discendenti trovano i resti di queste persone in una università di Zurigo e li riportano in Patagonia dopo enormi ostacoli burocratici. Aswalak, in lingua Kawéskar, significa il giorno che non è oggi e porta con sé i concetti di ieri e di domani. Questo progetto vuole evocare sensazioni e ricordi emersi dalla dura traversata dell'Atlantico, dall'esibizione e dalla umiliazione, dalla sofferenza fino alla morte delle vittime, incrociandoli con i sentimenti dei discendenti che ne riscattano la memoria, celebrando l'ultimo funerale della storia della Terra del Fuoco.